Pescara Spal 0-1. Approccio non positivo del Pescara che concede campo alla Spal, la Spal ne approfitta, fraseggia nella tre quarti campo biancazzurra con una triangolazione, Mora all'ottavo entra in area di rigore, Scognamiglio prova a togliere la gamba, il contatto c'è, Mora va a cercarlo, la penna indica il dischetto tra le proteste, dal dischetto va l'ex Valoti, Fiorillo indovina l'angolo, tocca il pallone ma non basta per evitare il gol del vantaggio, il Pescara si mette a giocare, comincia a spingere soprattutto sul lato sinistro dove Masciangelo tocca un gran numero di palloni, non è mai precisa però in fase di ultimo passaggio, a conti fatti Thiam non compirà neanche un intervento, invece da segnalare prima l'ammonizione a Drudi per fallo su Asensio, poi sul finire di tempo Drudi dopo aver battibeccato proprio con Asensio va faccia a faccia con Mora, il direttore di gara decide per sventolare il secondo giallo a Drudi, a Mora neanche l'ammonizione, Pescara in 10. Nel secondo tempo Grassadonia si mette con la linea 4, quelli che erano i quinti di centrocampo vanno a fare i terzini con Gut e Scognamiglio centrali, 4-3-2 diciamo così il sistema di gioco scelto dal tecnico Grassadonia, un Pescara che non si fa impensierire dalla Spal ma non riesce neanche ad essere tanto pericolosa. Poi in un unico slot arrivano altri tre cambi con Maestro, Memuscia e Galano per cercare di dare ulteriore qualità, ma le uniche azioni arrivano nei minuti finali. Prima Gut sugli sviluppi di un corner calcia in corsa ma va vicino al bersaglio grosso, poi ci prova Seter, conclusione debole parata da Thiam in pieno recupero, angolo di Memuscia, colpo di testa sul primo palo di Gennaro Scognamiglio, palla che termina lontana però dal bersaglio grosso, era una buona opportunità. Fa riflettere la gestione dei cartellini di La Penna anche su come è stato diciamo così giudicato un fallo di Sernicola su Masciangelo, ma il Pescara a conti fatti perde questa partita allo Stadio Adriatico, la Spal batte il Pescara per una rete a zero.